Il Comitato Spontaneo a tutela della salute di Polistena difende a spada tratta i medici cubani dopo le dichiarazioni del presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cosenza e di un consigliere comunale cosentino circolate negli ultimi giorni. Parole che hanno riguardato proprio la professionalità dei medici caraibici impegnati anche al Santa Maria degli Ungheresi di Polistena e praticamente in tutti gli ospedali calabresi. Contro di loro sono state spese parole grosse, gravi, insinuazioni. Tutto è iniziato con quanto sostenuto dal presidente Corcioni. Secondo lui, nel gruppo ci sono medici non laureati, addirittura primitivi. Poi la rettifica: sono laureati, ma non hanno sostenuto un attento percorso valutativo sui titoli prima di arrivare in Calabria. Sembra quasi che i dottori cubani siano dei medici scomodi. Il Comitato Pro Salute, senza mezzi termini, li difende e grida forte: giù le mani dai cubani. Non bastano le numerose testimonianze dei pazienti curati e degli instancabili colleghi italiani in trincea da anni, sbotte il Comitato Spontaneo guidato da Marisa Valenzisi, lasciati soli a fare turni massacranti, ad evidenziare il grande contributo che i medici di Cuba stanno dando per gestire l'emergenza, la passione e la professionalità messa al servizio in modo semplice e genuino. Per il Comitato Polistenese le testimonianze e i comportamenti infastidiscono il sistema creato con l'emergenza, aggiunge, dove a trarre beneficio sono state solo le famose cooperative che con i medici pagate a gettone, che rappresentano un cappio al collo per il risanamento della sanità, cifre da usurai, 150 euro l'ora per un medico, ed è una vergogna. È chiaro che quella dei medici cubani è una soluzione tampone. Continua e conclude il comitato, auspichiamo al più presto concorsi appetibili e in attesa di un ritorno alla normalità, lo diciamo forte e chiaro, a mercenari e imboscati, noi preferiamo i nostri soccorritori cubani.